Il piacere della lettura ci rimanda ad un'opera letteraria che racconta una figura che può incidere fortemente nelle elezioni politiche, condizionando le votazioni degli italiani all'estero. Questa di cui parliamo è una storia vera, scritta come un romanzo e che racconta di un sistema capace di accaparrarsi il maggior numero di voti. Lo ritroviamo all'interno di Il cacciatore di plichi, l'ultima opera dello scrittore Maurizio Del Greco, che è qui con noi. Buongiorno. Buongiorno. Dunque, una storia verità, Il cacciatore di plichi racconta dei misteri legati alla politica e ad un ruolo oramai istituzionalizzato. Sì, allora il libro racchiude la testimonianza di un cacciatore di plichi. I plichi sarebbero le lettere che arrivano dal consolato per le votazioni degli italiani all'estero. Sì, prego. Allora, nei momenti delle votazioni che si fanno in Italia, noi italiani all'estero votiamo tramite dei plichi, le votazioni per corrispondenza. E in questo periodo si avvicinano politici per accaparrare più plichi possibile e autovotarsi. In questo libro sono racchiuse proprio testimonianze di cacciatori di plichi e come fanno l'escamotage per recuperare più plichi possibili. E sono infatti negli anni passati sono stati eletti senatori e onorevoli con questo tipo di brogli. Naturalmente questo dimostra quanto l'uomo sia sempre più pronto davanti al denaro e disposto a sporcare anche la propria esistenza. Sì, certo. La cosa più grave è che coinvolgono bambini, perché ci sono dei bambini che vanno a prendere questi plichi nelle buche della posta degli italiani. Oppure coinvolgono postini italiani che invece di bucare questi plichi li ritengono per loro e poi li danno ai politici. Come funziona l'attività dei cacciatori di plichi? Come queste schede finiscono ai seggi? Insomma, come diventano effettivamente poi dei voti validi? Allora, dal 2006 noi italiani all'estero possiamo votare per corrispondenza. Sono state 4 legislature, 2006, 2008... 2014 e 2018. In questo periodo, prima delle votazioni, arrivano dei politici oppure persone che lavorano per essi e avvicinano delle persone che stanno nelle comunità italiane, dove ci sono tanti italiani, e propongono a loro per ogni plico 5 euro fino ad arrivare a 15 euro. Raccolgono tutti questi plichi, poi dopo si autovotano. Nel senso, aprono i plichi, mettono la preferenza all'interno, li chiudono e li spediscono di nuovo al consolato. Poi il consolato li porta a Castelnuovo di Porto, a Roma, e vengono aperti e poi dopo chi ha più voti vince. Ma come diventano voti validi? Sono validi perché sono delle buste che tu devi mettere il voto di preferenza all'interno, la chiudi e la mandi al consolato. Il consolato la manda a Roma. A Roma poi vengono gli spogli che le aprono e poi chi ha più voti ha vinto. Senta, questa è un'opera che è ispirata in realtà ad una storia vera, perché tu stesso hai raccolto la testimonianza di un cacciatore di plichi. Che incontro è stato? Scusami, non ho ascoltato bene. Hai raccolto la testimonianza personalmente di un cacciatore di plichi, sì. Quindi che cosa hai ricevuto da questa testimonianza, l'incontro, che tipo di incontro è stato? Prima il suo pentimento, che si è pentito di fare questo perché gli hanno promesso dei soldi e poi alla fine i soldi non sono stati dati a questa persona come a altre persone. Ho visto persone che lo fanno per soldi più che altro e poi non credono più alla politica italiana, perché noi italiani all'estero non veniamo nemmeno valutati, che noi siamo italiani di serie B, che poi a prescindere dobbiamo pensare che noi, grazie a noi emigranti all'estero, abbiamo portato la cultura italiana nel mondo, come la pizza che è famosa in tutto il mondo, come la mozzarella e tante altre culture, la cultura italiana, le nostre tradizioni. Senta, però intanto questo episodio analogo è stato raccontato anche dai servizi delle Iene e a tal proposito la Farnesina ha smentito con decisione. Filippo Roma ha fatto 12 servizi con delle prove, ma le Iene non trasmettono delle cose se sono fake news, vuol dire che ci sono delle prove che hanno dimostrato che esiste, ma io penso che esisterà sempre. La cosa che dà fastidio a noi, che può capitare anche mio figlio o mio nipote in questa trappola, perché loro offrono dei soldi e prendono dei cacciatori che vanno in cerca di questi plichi. Naturalmente già adesso si stanno organizzando per il 2023.
Naturalmente lo ricordo, la Farnesina ha smentito con decisione, tu intanto vivi in Germania, la situazione lì sembra essere diversa, esiste anche in Germania la stessa figura? Nel senso, scusami. Tu vivi in Germania, esiste anche lì la stessa figura come quella del cacciatore di plichi? No, non vedo questa figura, nel senso, vuoi dire, nel senso che qui... Esatto, da poco si sono tenute anche le elezioni lì in Germania. Sì, no, qui è tutto diverso. Sono diverse le cose in casa vostra? Qui è tutto un altro mondo, credimi. Infatti molti italiani stanno venendo qui in Germania a trovare lavoro, la loro fortuna, che poi non può offrire a tutti, e qui è tutto un altro mondo. Va bene, avremo modo di conoscere quindi quanto accade all'interno di questo tuo libro, Il cacciatore di plighi, dello scrittore Maurizio Del Greco. Grazie per essere stato con noi, noi ci ritroviamo invece subito dopo la pubblicità con Gianluca Di Marzio, restate con Mattina Live. Grazie a voi.